Registrando. Allora, giardiniera 2. Io non mi sento, voi mi Neanch'io. sentite? No, io non sento niente in cuffia. Ah. Non sento solo te. Sì, bassissimo. Io a Però. cannone. Ah, tu sei alto? Io, secondo me, ho il microfono staccato. Sentimi, adesso sì. Mi alzi un po' il volume. Ci siamo tutti? Troppo Ci siamo. Penso di sì. No, alto il volume, Simo? no, va bene. Benissimo, allora, seconda parte della giardiniera numero 5, diventa la giardiniera numero 6, è la seconda parte del tema che abbiamo esplorato partendo dalla giardiniera scorsa, quindi places, vibration, sounds, ambient, diciamo l'idea di voler contaminare la parola ambient con ambiti più contemporanei legati al luogo e alle sensazioni che i luoghi e la contemporaneità produce. Come la volta scorsa, contaminiamo la giornata con interventi in talk. E adesso cominciamo con i ragazzi di Nuova Musica che sono tornati con noi anche oggi e che con Simone, Fabrizio e Giulia parleremo un po' del mondo queer. A seguire, sempre con loro, alle 15 invece discuteremo dei risultati delle assemblee di Nuova Musica che in questi mesi stanno facendo un sondaggio a livello italiano sulla situazione attuale dei musicisti, soprattutto legati a modi di lavorare, modi di essere riconosciuti all'interno del sistema. Come ultimo talk avremo alle 18 con Rizosfera, un talk in collegamento tra America e UK con la presentazione del nuovo libro di Adi Newton in Art & Clock DVA. E nel mentre della giornata ci saranno Giuseppe Cordaro, Atomi, Giovanni Grandi, Carlo Giustini e Enrico Marani alias Samora. E Programmone. programmoni fissi, grandi cavalcate online. Adesso vi mando a schermo Fabrizio che è già collegato con noi. Simone, ci vorresti introdurre di cosa andremo Ah, a e parlare? secondo me può farlo Fabrizio in autonomia. Secondo me è pronto per questa cosa. Per la sua è pronto per la sua cavalcata. Come sono ottimista del network di Nuova Musica e anche parte di un collettivo di mixed art che ha sede a Torino che si chiama In the Ghetto, che si occupa di arte e cultura LGBTQIA+. Come dicevi, come Nuova Musica, e di questo ne parlerà poi in modo più approfondito Giulia a seguire, abbiamo lanciato un questionario per capire un attimo quali sono le persone con quali qualifiche che agiscono all'interno di quelli che noi chiamiamo, attività musicali legate ai linguaggi del contemporaneo. Tra i vari dati che è venuto fuori c'è una fortissima discrepanza di rappresentanza di genere che riguarda soprattutto il genere femminile, a prescindere dall'identità sessuale, dall'inclinazione sessuale, quindi che sia cisgender, lesbico, trans o quant'altro, e ancor meno una percentuale di rappresentanze binarie, non binarie, scusate. E questo ovviamente apre tutto il mondo, apre tutta una serie di problematiche, ovvero perché all'interno del nostro ambito non c'è una rappresentanza forte di identità non binarie e a parte le identità non binarie, che tipo di rappresentanza c'è per tutte quelle soggettività che possiamo mettere sotto l'ombrello LGBTQIA+? E
quindi, beh, di questo oggi, nei prossimi 40 minuti, che sono quelli che perlomeno che mi riguardano in questa prima sezione, cercheremo un attimo di capire o semplicemente di confrontarci in merito. Benissimo, abbiamo detto come ci siamo detti che sarebbe stata una chiacchierata, no? Più che un simposio. Sì, lo eviterei il simposio. Quindi ci sono delle evidenze che voi avete raccolto, non so, vogliamo partire appunto da questa raccolta di dati per fare due riflessioni? Io volevo chiedere, quando tu parli di questa disuguaglianza, questa discrepanza, diciamo, no? Nella rappresentanza di genere, in quale ambito avete, cioè diciamo così, in ambito musicale in senso ampio, o vi siete mossi solo in determinati settori? Allora, il nostro questionario è specifico per quello che è il network di Nuova Musica, sul quale se Giulia magari ha voglia di dire proprio due parole solo per definirlo meglio, così magari si capisce meglio. Il discorso poi è più ampio ed è proprio un discorso che non è solo una problematica di contemporaneità, ma proprio nella storia della musica, musica che sia stata la musica pop, rock o di ricerca, musica sperimentale. Quanta effettiva presenza c'è di soggettività LGBTQIA+, perlomeno dichiarate in quanto tali, e perché in realtà non ce n'è tutt'oggi, nonostante con le nuove generazioni un po' la porta si Certo. sia aperta, non ce ne sia ancora in modo oggettivamente proporzionale rispetto a quella che è la realtà. Io credo, noi crediamo che il problema sia lo stesso che si riscontra per quel che riguarda una scarsa rappresentanza femminile, ovvero che mancano degli esempi riconosciuti e questi esempi riconosciuti mancano sia per una minore possibilità effettiva di accesso alle dinamiche di produzione, di mercato e di promozione, e poi mancano per quel che riguarda la questione LGBTQIA+, ma credo anche per quella femminile, mancano per tutta una serie di pressioni e costrizioni e tabù sociali che vengono messi in atto, quindi mancano dei modelli, non che non ci siano, ce ne sono nella storia tantissimi, però mancano, non sono sufficienti e mancano specifiche sfere di intervento. Comunque è un'analisi molto interessante, su cui forse non si riflette molto, e anche da un punto di vista storico ci sono delle dimensioni musicali che sono portatrici di ideali, di libertà, di come può essere tutto il mondo della musica rock, diciamo, ma sono dei mondi molto, molto maschili in cui veramente le figure femminili spesso sono ridotte in maniera molto marginale, o ci sono sì alcune interpreti che possiamo ricordare, ma il mondo della musica rock è un mondo fortemente maschile, se ci No, pensiamo. è maschile ed è Sì, maschile bianco in linea di massima. è vero. Se pensiamo anche semplicemente ad alcune icone tipo il mondo delle groupies, era questa sorta di appunto, dimensione femminile che era destinata a seguire come specie di schiave a disposizione dei Sì, grandi del rock. comunque oltre ad esserci poca presenza femminile, quella poca che c'è anche a livello storico, cioè, la presenza femminile è sempre stata sessualizzata, cioè diciamo che no, non aveva proprio lo stesso apporto al mondo della musica, della presenza maschile, era lì presente in quanto icona sessuale. Proprio, esattamente così. È una cosa che deve far riflettere parecchio. Assolutamente, e poi appunto se ci spostiamo, non perché questo non mi riguardi, ma di questo lascerei parlare più approfonditamente Giulia Rioan, che di questo insomma ha fatto un'approfondita ricerca, continua a fare la sua specifica sfera di intervento. Ma per quel che riguarda appunto tutta la comunità e soggettività LGBTQIA+, il mondo rock non è mai stato un mondo di una possibile, un mondo in cui si istituisse un possibile dialogo o un possibile linguaggio effettivo. In realtà la comunità, il momento in cui una volta usciti dai teatri, una volta usciti dal cabaret, quindi arrivando a una sfera diciamo più di contemporaneità rispetto a quello che è la nostra sfera d'azione, il momento in cui la comunità in effetti si riconosce con un linguaggio musicale che diventa anche linguaggio sociale è la disco music.
che è anche inclusiva dal punto di vista delle diverse etnie, quindi delle diverse minoranze, quindi che si allontana completamente da quello che è lo stilema estetico del rock, del maschio bianco, del maschio conquistatore, del patriarcato. La disco segue altre logiche e ne esce vincente per un buon 10 anni. Poi il mercato prende di nuovo il sopravvento, prende di nuovo il controllo. Mi piace sempre ricordare un episodio che è famoso, quindi non credo che io adesso di rivelare nulla di nuovo, però lo trovo sempre fortemente emblematico come nel 1979, a luglio, se non sbaglio, ci fu la Disco Demolition Night organizzata da un disc jockey, probabilmente neanche politicamente così conscio del suo gesto, ma con ripercussioni sociali e politiche fortissime, in cui in smania di promozione per il suo programma radio, che era un programma di musica più conservatrice rispetto al disco, quindi rock, country, linguaggi più consolidati, stiamo parlando dell'America tra l'altro, si rende promotore di questo evento, che chiunque andasse ad assistere all'incontro, penso fossero i White Sox, della Major League di Baseball, con 7 pollici, con un 45 giri disco, entrava a un prezzo veramente stracciato, e poi alla fine o al midterm, questo non me lo ricordo, comunque dell'incontro si fa il grande falò del vinile e si distrugge il disco e nasce il movimento Disco Sax. Ovviamente questo è stato un chiaro tentativo di togliere voce a una comunità che finalmente quella voce l'aveva trovata. Ricordiamoci anche che andando ancora un po' indietro e parlando di Stonewall, quindi in qualche modo la nascita, no, del movimento LGBTQIA, perlomeno riconosciuto come tale, nasce proprio dalla frustrazione, dalla volontà di affermare il diritto alla socialità e alla danza. Nei club di New York era proibito per persone dello stesso sesso danzare, e la polizia usava questa come scusa per intervenire ed arrestare le persone, trovandosi poi davanti transessuali, travestiti, omosessuali, particolarmente di latini o afroamericani. E la gente si incontrava per ascoltare Martin de Vandelas, quindi cioè, non, in quel momento non c'era ancora un linguaggio specifico, però fa già capire come in effetti il tessuto sociale e politico e la necessità di trovare un linguaggio musicale comune che fosse altro rispetto a quello del mercato fosse molto forte. Quando il mercato e la società di questa cosa cominciano a sentirne la frustrazione e il limite, appunto, con un gesto apparentemente molto stupido, molto da jocks americani, no? Come quello della Disco Demolition Night, del movimento Disco Sax, in realtà fanno tabula rasa. E poi fino all'inizio in cui la critica torna a riconoscere quei tipi di linguaggio nel frattempo mutati, come la house music, come la techno, come tutta quella che noi definiremmo club culture, in realtà lì in mezzo c'è proprio un vuoto in cui la disco viene continuata ad essere vista come un linguaggio minoritario e senza valore. All'estero, in Italia, lasciamo perdere. In Italia poi ci sono proprio problemi anche di questo senso di colpa introiettato permanente, dove la musica militante era quella in quegli anni dei cantautori, quella con un messaggio. Guarda caso, cantautori tutti maschi, in Italia ai tempi bianchi per forza di cose. Tu prima Però quando proprio la parli. rimozione, no, della fisicità, della Sì. sessualità, dell'incontro, dell'istanza libertaria nella musica, in Italia è stata completamente rimossa dalla critica, di nuovo fino ai tempi veramente di contemporaneità nostra, moderni, con la club culture, dove finalmente si è un attimo sdoganato questo discorso. Però, ecco, scusa se ti ho interrotto, ma prima parlavi anche di un presente che comunque non è così rassicurante sotto questo punto di vista. Questo Allora, no, non un lo po' è, non lo è neanche, di stupisce. nuovo tornando ai dati raccolti da una realtà per quanto piccola, ma che in certa misura è specchio di quel che succede sul territorio italiano, come può essere nuova musica, e troviamo, non mi ricordo la percentuale, Giulia senz'altro se la ricorda, di persone non binarie erano No, minima. è sotto il 2%. Eh. Quindi
È grave. Sarà vero, sarà non vero, non lo so. Siamo noi che non siamo riusciti ad intercettarle, ma dalla mia esperienza temo invece che sia oggettivamente rappresentativa. Adesso vi racconto un aneddoto personale, no? Che però può dare un attimo forse anche la misura delle cose. Io sono stato a Torino una delle prime coppie a unirsi in un'unione civile con il mio compagno. Quando abbiamo fatto domanda prima che la legge passasse, era possibile farlo a Torino, diciamo per iscriversi, appena la legge è diventata esecutiva, abbiamo proceduto con la burocrazia. Con l'ufficio apposito istituito dalla città di Torino, molto amichevoli, molto felici di poter portare avanti pratiche di questo tipo. E quando arrivi nell'ufficio Torino dell'anagrafe, c'è un poster alle pareti ed è quello di Tiziano Ferro. Questa cosa io l'ho trovata di una tenerezza incredibile, mi ha fatto molto ridere, però dà un po' la misura di come, cioè, no? In un ambito di musica pop in Italia il personaggio è quello e quello e basta. In quel momento, adesso sono passati qualche anno e la cosa si è ampliata. E noi non siamo qui per parlare necessariamente di musica pop o di pop italiano, però intanto dà la misura di come, no? Sia veramente si riassuma tutto in quello. E allora viene un attimo da chiedersi, no? Cioè io. Non io ovviamente, ma se dovessi cominciare adesso un percorso musicale, un termine orribile ma assolutamente appropriato, una carriera musicale come persona trans, come persona lesbo, come persona sessuale, come persona intersex, mi chiederei quanto la mia identità può essere riconosciuta e intercettata dal mercato. Ed è una domanda assolutamente legittima. Sì, a me viene a fare una riflessione personale ricollegandomi un po' a quello che diceva Fabrizio prima sulla disco music. Mi sembra che le dinamiche societarie siano assolutamente trasversali e vadano a influire in maniera totale anche in quello che è il mondo dell'arte, poi in particolare in questo caso il mondo della musica, ovvero ad esempio la regola base del patriarcato è che le donne non possono raggiungere posizioni di potere o amministrative alte, diciamo, ma si debbano occupare di cose più frivole. E mi sembra che nella musica, quantomeno storicamente, ci sia stata un po' la stessa dinamica, ovvero che, come appunto citava, la disco music è vista come una roba un po' più frivola. E quindi, boh, vabbè, sì, potete fare la disco music, però la musica carica di significati o la musica colta, facciamola fare i maschi, o sbaglio? No, assolutamente, questa è la logica che è sempre stata portata avanti ed infatti tutt'oggi il club come spazio fisico, ma non solo fisico, come spazio sociale, politico, è lo spazio sicuro per quella che è la comunità LGBTQIA e la questione misogina, perché alla fine è misoginia, è alla base un po' di tutto il discorso anche di repressione su la comunità LGBTQIA e più in generale, nel senso che ogni forma di omofobia nasce sostanzialmente da una forma di misoginia e da una visione assolutamente patriarcale della società. E quindi la definizione di uno spazio che sia fisico, che sia uno spazio sicuro, è stata per tutte noi è sempre un'esigenza fondamentale, appunto, da Stonewall, da Martin de Banderas alla club culture di oggi. E anche in modo drammatico, se pensiamo a degli eventi recenti, con lo spazio sicuro poi ha avuto anche un evento simbolico, più una violazione in qualche modo definitiva con l'attentato al Pulse di Orlando in Florida. Che era un gesto veramente di omofobia introiettata, portata alle estreme conseguenze, è una violazione di uno spazio che appunto non è solo fisico, oltre alla drammaticità delle vittime, delle persone morte, 50, quindi insomma non un evento di piccola scala, ma è una violazione di uno spazio culturale, una violazione di un linguaggio anche.
Ma per quanto riguarda invece quello che è un po' il mondo anche dell'autoproduzione, cioè voglio dire, uno può anche pensare che in questo momento forse può essere più semplice scavalcare determinati ostacoli che sono presenti sulla strada di chi vuole entrare su un mercato più mainstream. Ma il tessuto, quello, come dire, più underground, la produzione che casomai fa fatica anche a uscire. Non dico dalle mura di casa, ma dai confini del proprio comune. C'è in questo senso, oppure c'è anche un vuoto creativo? No, c'è e c'è sempre stato, però torniamo al 2% di cui diceva Giulia, cioè adesso quel 2% è specifico sulle identità non binarie, quindi ovviamente all'interno della comunità LGBTQIA+, non tutte le identità, non tutte le soggettività sono non binarie, io ad esempio sono cisgender, cioè insomma il raggio di intervento è molto più ampio, però comunque rimane un dato basso. La creatività, secondo me, non è mai messa in discussione, anzi, è quella che proprio fa un po' che forza, no? Il tessuto sociale ed apre delle prospettive. Negli ultimi anni, tra l'altro, questa cosa è arrivata sempre molto più forte dal mondo delle autoproduzioni, ma anche sfociando poi nel mainstream più assoluto. C'è sempre un po'. Scusate, io tendo ad essere marasmatico e aprirmi i discorsi e non chiuderne nessuno, lo trovo forse più interessante per certi versi. E poi l'unico modo in cui sono in grado di esprimermi. Ma c'è sempre anche un po' questa lettura, no, da parte del mondo mainstream che quando vengono fatte delle istanze sulle identità soggettive, vengono spesso viste come hype, come edgy, no? Come un trend, come un hype, e non con una reale, fondamentale, legittima necessità espressiva, no? E quindi alla fine, quando capita anche che possono esserci degli sfondamenti dall'underground al mainstream, per semplificare il percorso, nel momento in cui poi arrivano al mainstream, vengono ridotti a quel tipo di lettura. E questo è un problema, perché invece per tutte noi persone che siamo all'interno di questa identità, che è quella LGBTQIA+, ma anche e soprattutto quella transfemminista, sono necessità reali, cioè drammatizzando e citando un'intervista che ho letto recentemente di Anna Calvi, è abbastanza un'esigenza di vita o di morte, no? Sì, poi secondo me c'è anche un discorso più ampio oltre a questo qui, che è il fatto che la musica sia sostanzialmente elitaria, ci sono delle grosse barriere in entrata, è ovvio per quanto il mondo underground possa rinnegare queste logiche, un pochino ne subisce anche lui e quindi se è difficile per un maschio bianco eterosessuale accedere alla possibilità di fare musica, in proporzione è ancora più difficile per tutte le altre realtà che non rientrano in questa categoria. Assolutamente sì, il problema di classe è il grande rimosso sempre, e non dovrebbe, però assolutamente sì. Cioè, già in ambito generale sociale possiamo pensare quanto può essere complicata la vita per una donna trans, magari anche nera, come viene percepita dalla società, la burocrazia, l'accesso ai fondi. Diventa difficile pensare magari anche a quel punto di focalizzare tutta la propria vita nel creare musica e cercarne di vivere. Non riusciamo di nuovo qui i dati, ad esempio, del questionario, di cui poi Giulia parlerà in modo approfondito, rendono evidente quanto sia difficile fare certe musiche in Italia, non solo in Italia, ma particolarmente in Italia. Figuriamoci per delle identità che già hanno difficoltà di accesso a ogni altra forma di sostegno sociale o di economia. Giulia, tu ci senti? Ci sono. Ma una sintesi dei dati riesci a farcela in questo momento? Riguardo a questo frangente specifico, cioè della modalità e tipologia di. Beh, allora, partiamo dall'inizio, la prima domanda che tu avevi posto, cioè a che tipo di musica o di musicisti meglio si riferiva il nostro questionario?
rispondo proprio brevissimamente, poiché è proposto da Nuova Musica, che è proprio un network informale indipendente che si occupa di chi fa, chi appartiene all'ambito delle espressioni musicali legate al linguaggio del contemporaneo. Va da sé che ci siamo riferiti a chi si occupa di sperimentazione e non a chi si occupa di un certo tipo di musica più consolidata e più accessibile a tutti. Quindi stiamo parlando di chi lavora, ad esempio, negli ambiti della danza contemporanea, chi fa musica elettronica, sperimentazione, o comunque di quanti non appartengono a quei canoni musicali più, più consolidati all'interno degli ascolti comuni. Avevamo un po' una mira abbastanza alta, diciamo, perché ci aspettavamo che questo questionario riuscisse un po' a compattare la realtà di cui noi facciamo parte, quindi speravamo di avere anche molte adesioni. In verità il nostro obiettivo delle 500 compilazioni non è andato a buon fine, perché abbiamo raccolto appunto sulle 270 compilazioni del questionario. E la cosa ci fa capire, è già un indizio di per sé, perché ci fa capire che siamo veramente una minoranza nelle minoranze, ci fa capire che molte persone che si occupano del nostro ambito faticano a considerare la propria espressione musicale e creativa come un lavoro, che c'è forse anche poca volontà di riconoscersi nell'ambito del lavoro creativo, proprio perché non ci sono i presupposti per far sì che il nostro sia effettivamente un lavoro. Diciamo che siamo riusciti abbastanza con una buona partecipazione a coinvolgere il territorio italiano, perché abbiamo rilevato, è vero, molte risposte da parte del Nord Italia, però siamo riusciti anche a coinvolgere partecipanti dalle isole o comunque dal centro e dal sud Italia. Quindi la fotografia che ne abbiamo ricavato è una fotografia abbastanza aderente a quella che potrebbe essere immaginata come una realtà effettiva delle cose, e abbiamo un po' dato una conferma a tante cose che già sapevamo. Quindi i risultati di questo questionario non è che producano delle nuove teorie riguardo a sorprese che ci riserva la nostra categoria, ma diciamo che confermano un po' con una forza data proprio dal numero quello che noi già sapevamo, cioè che è difficile considerare il nostro come un lavoro, che non abbiamo garanzie, non abbiamo tutele, che siamo sottopagati, che siamo impantanati in un gigantesco vortice di burocrazia, che siamo tutti molto professionalizzati e ciò nonostante non riusciamo a percepire dei redditi adeguati, o comunque che siamo vittime anche noi di quello che è la gerontocrazia e quindi anche tutto un linguaggio burocratico per poter accedere a qualsiasi tipo di sovvenzione o di appoggio o di riconoscimento da parte dello Stato, che ormai insomma appartiene a un vecchiume che non rispecchia appunto la nuova tecnologia o comunque l'ambito fluido in cui noi ci muoviamo. Questo in soldoni. Sono un po' sbrigativa in questo momento, perché il questionario molto chiaro era composto di più di 30 domande, proprio perché avevamo molta voglia di conoscere bene tanti aspetti problematici del nostro settore, e ogni domanda posta apre a sua volta tanti, tanti punti di riflessione. Chiudendo proprio per ritornare al discorso di Fabrizio, quello che ci interessa, cioè la questione del gender e il gender gap, volevo anche aggiungere un ulteriore problema. Al di là del fatto che appunto su 131 risposte collezionate abbiamo avuto solamente 34 risposte da parte di donne e 2 di persone che non si riconoscono in un genere binario, quindi proprio dei numeri devastanti, aggiungiamo anche che non abbiamo avuto modo di trovare dei riscontri per capire l'inclusione effettiva anche dell'ambito della nuova musica di persone non bianche, caucasiche, diciamo. Questo è un problema terribile, che viene anche diffuso e raccontato dalla nostra storia. Nella storia della musica elettronica, se voi prendete qualsiasi tipo di manuale, non si parla di nessun tipo di musicista afroamericano o comunque appartenente alla comunità nera, che non sia appunto Stevie Wonder o Sun Ra, che abbia proposto la musica elettronica o un certo tipo di sperimentazione, come non si racconta mai la nascita della scena di Detroit,
che non è una nascita folcloristica o comunque meno importante, ma fa proprio parte della storia della musica elettronica, e questa cosa non viene mai raccontata. Quindi anche questo è un altro grande problema che dovremo affrontare prima o poi. Per quanto possa sembrare poco, i vostri 270 sono comunque un campione che mi sembra molto molto aderente alla realtà, però possiamo anche pensare a quali potrebbero essere, non dico delle soluzioni, ma dei come dire, delle azioni che possano in qualche maniera cambiare la rotta in questo senso. Immagino che voi cioè proprio ci siete dentro e vi immaginiate quali possono essere alcuni significativi. Ma noi abbiamo riscontrato forse la problematica fondamentale è sulla formazione. Per formazione non stiamo pensando solo alla formazione delle musiciste, dei musicisti, quindi il discorso che dicevamo prima di maggiore possibilità d'accesso a una formazione musicale e di conseguenza a un possibile mercato, ma la formazione anche del pubblico, cioè quindi anche semplicemente già un incontro come questo che mette in luce certe problematiche, certe evidenze, è un passo. Ovviamente andrebbe fatto su una scala più ampia, però noi agiamo in questo tipo di network e quindi questo per noi è già un primo passo in quella direzione. Sì, poi ovviamente un altro grosso problema, che è quello principale che stiamo cercando di risolvere, è la frammentarietà del nostro settore, che ovviamente porta della reticenza, perché io sono assolutamente sicuro che le persone che fanno quella che noi insomma abbiamo fatto rientrare nella categoria, nella macro categoria della nuova musica, siano molte più di 270 in Italia, e sono sicuro che siamo arrivati a molte più di 270 persone con il questionario, ovvero lo hanno letto, gli è arrivata voce, gli è arrivata una mail, però c'è una grande reticenza, perché ovviamente tutto quello che è fuori dal tuo piccolo praticello seminato è un po' visto come adesso il nemico, ovviamente è un'esagerazione, però è la parola che mi viene in mente per questa cosa. Qui c'è anche molto pudore dovuto a tutte le motivazioni che in qualche modo fino adesso abbiamo messo in luce. C'è anche un fortissimo pudore ad abbracciare completamente il fatto di rendersi conto che il linguaggio musicale, come ogni linguaggio artistico, è un linguaggio politico, e quindi che non solo nelle dinamiche sociali che ne conseguono c'è un'azione di identità politica, ma proprio nel linguaggio di come viene messo in atto. Quindi io sono anche sicuro che molte persone, molte soggettività non si dichiarino da questo punto di vista, perché lo ritengono fuori luogo, e quando in realtà invece è proprio il contrario, quello è un valore ed è un'istanza. Ma quindi potrebbe essere che il questionario si porti con sé, diciamo, il problema dell'anonimato, cioè nel senso, dal punto quando compili un questionario, cioè ti senti libero di farlo o no, diciamo? Giulia. Ma allora sì, cioè c'era la libertà e veniva proprio, cioè credo che l'utente si sentisse assolutamente libero, perché in molte domande riguardanti al reddito, ad esempio, abbiamo avuto veramente delle risposte sincere riguardo al lavoro nero. Anche lavoratori che lavorano in partita IVA hanno dichiarato di fare nero e hanno anche qualche volta detto quanto nero fanno. Quindi io credo che non ci sia stato tanto questo tipo di problema di avere un po' paura di rivelarsi o di essere scoperti tramite queste risposte. C'erano proprio delle situazioni di complessità, cioè nel senso che le persone non riuscivano, molte, la maggior parte, non riuscivano nemmeno a quantificare il reddito lordo e netto annuo. Quindi sono dei problemi un po' più complessi rispetto alla mera idea di dire ah, magari poi capiscono chi sono sì. Riccardo di Bolzano, ho 31 anni e sono nei pasticci. Ma non era tanto quello, secondo me. Ma io penso che quando un problema è così culturalmente e profondamente radicato, subentrino anche degli aspetti che possiamo definire un po' di resa, no? Cioè ci si arrende anche ad una situazione. Molta gente probabilmente è in queste condizioni, forse ci lavora anche, ma è come se desse per persa la cosa, e questo è forse uno degli elementi peggiori. Cioè,
il reagire non è sempre così automatico quando si subisce una situazione, ecco, forse i decenni di storie che stavamo raccontando prima hanno un peso anche in questo senso. Abbiamo certo, due minuti prima del termine della riunione. E allora ci salutiamo. È entrato con, proprio a gamba tesa, cioè sei no, io vorrei dire che insomma di sicuro un questionario, un'indagine non basta, spero sia un inizio per voi e l'inizio di un percorso. Quello che possiamo dire è che qua da Spazio Gerra, insomma, noi vi ospitiamo volentieri, continueremo a ospitarvi e credo che sia un progetto che ha bisogno di tanta divulgazione, perché ormai al giorno d'oggi le logiche dei social network sono assoggettate a pubblicità anche e soprattutto, quindi è veramente difficile trovare voce quando per avere voce i social network chiedono soldi, quindi ci sarà bisogno di tempo e luoghi che danno spazio anche a questo progetto. Assolutamente. No, noi ringraziamo. Sì. No, no, e vi ringraziamo. No, noi ringraziamo voi, ma veramente quando diciamo ci interessa vuol dire che vorremmo partecipare anche da un punto di vista pratico anche a, eventualmente ad iniziative che fate, per quanto siamo, come dire, non siamo una struttura enorme, però insomma possiamo fare qualcosa, almeno qua nel locale, e questo ci renderebbe, come dire, felici di poterlo fare. Beh, assolutamente sì, perché no, grazie per la proposta. Grazie mille. Va bene, allora con Giulia ci sentiamo tra un po', Fabrizio è stato un piacere e lo rivedrete tra esattamente alle 16.50 con un DJ set preregistrato in, al Bla Bla, che non so cosa sia il Bla Bla. Un locale di Bla Bla è un guy club, è un guy club di Torino. Mi piaceva farlo in un rave club perché, insomma, in questo momento mi sembra importante ricordare che esistono, sono fermi, sono dimenticati, quindi mi piaceva dargli voce anche in questo. Benissimo, a presto allora, un saluto. Ciao. Grazie mille, grazie a tutte, ciao. Ok, allora siamo pronti per cominciare col live di Giuseppe, qua dal secondo piano.